Sì, parte la live, musica brutta, tutti fanno... Nergol, cosa hai messo? È orribile! A questo punto dicono toglilo, toglilo, perché è brutto. Stavolta invece vi sorbite il silenzio, perché così si educa il pubblico. Non si dice al pubblico, tu non hai gusto, lo si priva delle cose più belle, delle cose più vere. Che cosa è la cosa più vera? La vera musica, tu gliela togli, non gli dici guarda che è bella, devi apprezzarla, gliela togli e basta. No, Ma secondo me sono tutti più felici. adesso ti faccio vedere quante persone in live si lamenteranno perché non c'è la musica brutta Ma all'inizio. non ci sarà nessuno che si lamenterà per una cosa tanto stupida. Eserciti di persone si lamenteranno Ma perché non è non vero, c'è. sicuramente va bene così, cioè. E va bene così, senza la musica. Non è la nostra live senza la musica bella. Vedi? Ma no! Vedi la soddisfazione dell'animale. Quindi mi stai dicendo che la gente vuole sentire la musica brutta, cioè è talmente edulcorato da un mondo pieno di misfatti e poca soddisfazione che vuole sentire la musica fatta male a prescindere. Esatto. Metti la musica brutta. Dov'è la musica? Vogliamo la musica. Non c'è la musica. Tutti, vedi? Quando tu gliela metti, si lamentano perché Ma guarda che sai. va bene così, cioè non c'è bisogno. No. C'è tanta gente che non vuole sentirla la musica. No, Senti, io ci provo. quella no. Perché? Mamma mia. Questa è bella. E poi non so neanche qual è, però. No, è vero, questa ce la bannano perché fa schifo, ma è di una... Ah, beccatevi questa. La lezione è finita, devo cercare poca. Io sono Fabù, vado di qua e di là, nel bosco e chi lo sa, le scarpe io non ho. Subididap-di-doo, io sono Fabù, mi va proprio così. Subididap-di-da-di-doo, mi piacciono le bacche, carne arrosto e anche cruda. Così sei tu. Chi capisce qualcosa del lavoro sa anche che si può prendere qualcuno per lavoro. Tu non capisci altro che mangiare. Subididap-di-doo, io sono Fabù, vado di qua e di là, nel bosco e chi lo sa, le scarpe io non ho. Subididap-di-doo, io sono Fabù, mi va proprio così. Subididap-di-doo, India si lavora per Nirvana. America per la tenda dell'Indian. È brutta, solo che io non so se voglio farmi vedere In questo in stato? questo stato. Fatti vedere in Albania. No, è brutta anche per te questa cosa. Aspetta, no, perché sono tutto sbrafato di sangue, non voglio apparire così. No, Bella, bella sta foto, mi piace molto. aspetta, non posso, cioè, così Io vado in live! non è giusto. 3, No, aspetta, 2, aspetta, sono 1, troppo sbrafato di 0 e sangue. Oh mio mezzo, Dio, mi 0 e devo un pulire. quarto. Sono tutto 0,20, sporco. È andata male, 0,15. è andata Vado. malissimo. No. Io ho una luce che mi taglia metà della testa, quindi mi raccomando, ragazzi, siate buoni perché lo so. Potrei fare questa cosa qui che è una cosa semplice, tiri la tenda, vedete, Ho così messo una foto uno. su Instagram. Ah, però Se così fa caldo, quindi. Sia sul mio Instagram, su quello dei rognosi, perché non riusciamo a prendere quei due sul server, dato che qualche buonanima ci ha rubato il nome. Ma che Grazie, figlio? buonanimo. Figlio di buonanima, Io ho sempre. preso a chiamare il mio cane figlio. Figlio? È però un abbreviativo. FDP. Esatto. Che non mi va di figlio di puttana, è lungo, allora lo chiamo figlio, FDP è così. più bello. E quindi niente, oggi abbiamo girato un po' di cose. Qualcuno ci è Subidi cascato che fosse caduto dalle scale. Beh, ma anche perché era tutto abbastanza. Anche illustri YouTubers che mi hanno contattato. Sto a posto, sto bene, ho solo le mani sbrafate di sangue. Sembra che io abbia fatto cose con minorenni, ma non è così. E Solo le minorenni hanno il ciclo adesso. solitamente Allora, per le minorenni. Reddit, chiunque sta sotto i 60 è una minorenne, quindi.
Perché parli delle mie perversioni sessuali? Che ne so, le dici da solo, le dici che le cose fanno comunque. Io mi riferivo ad altro, comunque va bene così, perché spesso è vabbè, lasciamo perdere. Ti riferivi ad Affleck? Allora, impostazione, caliamo leggermente l'esposizione. Ma perché è così bello, Barbara? Ma mi manca un pezzo di testa. Me ne frega a me, io sono perfetto. E caliamo pure il guadagno, così dicono che non siamo nei grabber. Ah, guarda, adesso c'è un movimento più fluido. Senti, o chiudi la finestra per non avere questa voce, no, oppure no. Faccio tutto il coso così. Con questo influsso e questo fluido. Guarda, ti risolvo il problema. Bene. Punta il ventilatore. Perché noi abbiamo l'unico ventilatore in Europa che punta solo verso l'alto. Giuro. Che cazzo sta facendo? Non so cosa stia facendo il nostro Redez. Ragazzi, un saluto dalla Francia. Adoro la Francia. Mi taglia pure il cappello. Ho risolto tutto? Sì, sì, non ho caldo per niente. Ma se rubo un formaggio in un negozio suona l'antitaleggio. Tanto orgoglio per te. Scusa. Devo andare a prendere dell'acqua. La mia dissetantissima dissenteria. Questo è un lapsus, ragazzi. Ben inserito, perché... L'acqua molise che ci hanno portato fa venire la dissenteria, secondo me. Sì, perché secondo me conservano le bottiglie in una umida cantina alla mercé dei ragni che ci fanno le uova ma dentro. Ma quella è una zanzara. Se è una zanzara ha vita breve. No, si è messa proprio in un punto dove non possiamo prendere. Pezza di merda. Che puttana di merda. Scusate ragazzi, a tutti gli animalisti là fuori, immagino che le zanzare non vi freghino. È andato dall'altra parte. Io vado a prendere dell'acqua. Ho l'infradito. Comunque ragazzi, bentornati su Quei Due su Server 2 in live. Ecco, mi sono appropriato di tutto lo spazio. Perfetto. La canzone del procione, avete ragione. E non dico altro, forse venerdì la facciamo. Ma abbiamo un'altra cosa che vi piacerà Qualcosa è morto, non so cosa, ma qualcosa è morto. Abbiamo un'altra canzone che dobbiamo, non è una canzone, ma un'altra cosa. In realtà però una canzone uscirà proprio giovedì, e non sto scherzando, esattamente come le mie mani. Una cosa importantissima, nel mentre il buon Sinergo sta prendendo l'acqua, saremo ad Ancona e abbiamo sbloccato altri posti perché erano già finiti, avete fatto un bordello, avete immediatamente finito tutti i posti e abbiamo sbloccato altri posti nella tribuna, quindi continuate ad acquistarli perché ce ne sono, i link li trovate in basso a questa live e abbiamo appena aperto una data a Castellammare di Stabia il 25 agosto. Mi raccomando ragazzi, soprattutto voi di Napoli e dintorni, venite, perché dite sempre che non andiamo al sud. Non andiamo al sud e invece stiamo no. Sempre buttati in Terronia perché ci viviamo e ci veniamo pure a fare gli spettacoli. Quindi insomma, ragazzi, fra pochissime ore si apriranno le prevendite a Castellammare di Stabia. Però ci sono già i link disponibili. Iscrivetevi ai vari eventi, sia per Ancona. No, che devi fare? Le cose zezze non le voglio fare. La panna. Non le voglio fare. Non le voglio fare. Tu sai dove siamo andati a mangiare oggi. Comunque, gli eventi, dicevo, sono importanti perché ci fanno capire quante persone indicativamente ci saranno. Poi vengono sempre di più e va bene. Però intanto potete scambiarvi consigli, passaggi, nascono amori. Si iscrive anche gente che non ci viene al live, però aborda ragazze, le uniche due che vengono agli spettacoli. Sì, oddio, in realtà a Cosenza c'era un esercito di ragazze, tutte gentilissime, tutte bravissime, tutte disponibilissime. Ragazzi, la disponibilità delle ragazze di Cosenza, non avete idea. Avete presente il garage di Redez? Doveva essere biancheggiato, gliel'hanno biancheggiato. Madonna, pulito proprio, nuovo, lindo. E poi il giardino, puli l'erba, rasata perfetta. E Redez non ha neanche giardino, era quello del vicino. Hanno deciso proprio di venire ad aiutarmi, sono state proprio bravissime. Comunque, perché ho della panna in mano? Perché hai della panna in mano? Abbiamo visto che ci seguono tantissimi ragazzi maggiorenni. Stavo pensando a gay, al termine gay, ma... No, la panna... No, il panna l'ho associata ai gay. No, ci seguono... Mi hanno fatto una... No. Ho visto che ci seguono tantissimi ragazzi maggiorenni che comunque stanno già godendo delle gioie del feffo, no?
come dice Giovanotti, il feffo. Pensavo Peppe Fetish. No, no. Oggi ah, abbiamo... il feffo, quello è il feffo di Peppe. Allora, il punto è, volevamo insegnarvi un giochetto erotico da fare con la vostra ragazza utilizzando la panna. La panna costa pochissimo. Ma dobbiamo girarci con quella cosa, lo sai benissimo. No, la cosa... Per l'altro canale che abbiamo aperto è che non è su YouTube. No, però per far vedere, no, cioè, allora, questo è uno scherzetto da fare. Diciamo la verità, non si deve fare con la tua ragazza, ok? Con la ragazza degli altri. No, si fa con una ragazza che hai appena conosciuto. Perché è un giochino erotico che non vuole l'intimità, vuole più o meno la curiosità di conoscersi un po', no? Tu conosci questa ragazza, deve essere pieno però il coso, non dovete averne sprecato neanche una goccia. La ragazza deve essere appena conosciuta, così. Magari no. Quelle un po' reticenti, sai, che non vogliono... Quando lei non guarda, pa, dietro... Ovviamente adesso... Pensavo che mi svelassi qualche trucco invece. No, l'unico gioco erotico che puoi fare con la questo... chiavi dentro. No, no. Il gioco erotico che si può fare. Praticamente tu fai tutte le cose, spalmi la panna sulla tua raga, quella si rotola sulle lenzuole e poi si combatte fino alla morte per chi deve pulire. Questo è un gioco erotico bellissimo. Grazie Corrado. Napoli non è Terronia, Palermo, Siracusa, Catania lo sono, però mi sa che verrò lo stesso stavolta perché vorrei tanto vedervi. Allora, tu ragioni come uno del sud, d'accordo? Se tu parli con uno di Ancona, per lui Castelfidardo è profondo sud, ok? Ad Ancona sono convinti che là sia nord, che ne so, Pescara è l'Africa, secondo loro. Quindi dipende dalle persone, cioè tu vai sotto le Alpi... E lì è tutto a merda. Cioè lì dicono, ok, qua è nord... Però se mi giro, se guardo di spalle, già è sud. Dipende dalla percezione sotto delle cose. Sotto al Po è tutto sud in realtà. Sì, secondo loro. Ma secondo noi in realtà non esiste il sud Italia e il nord Italia. Esiste l'Italia bella e l'Italia di merda. L'Italia bella sta al sud, quella di merda. Non è vero, non è vero. Ci sono dei posti bellissimi sia al sud che al nord. Sono le persone che fanno cacare da entrambe le parti. Da entrambe le parti. E le persone che fanno maggiormente cacare sono quelle convinte che ci sia questa differenza tra nord e sud. Le differenze ci sono e sono il motivo per cui dovreste girare l'Italia e vederla tutta, non il motivo per cui dovreste schifarla. Io lo so che ci sono dei posti che fanno un po' paura. Cioè, sì. Mi rendo conto che un milanese viene a San Severo un attimino, si irrigidisce. Anche però, Napoli di notte in alcuni quartieri. Anche Napoli di notte in alcuni. Però è pure vero che la prima volta che sono stato a Milano mi ha fatto schifo. Ha fatto schifo, poi, ma non paura. Poi ci sono anche paura. Se ti ricordi bene, abbiamo attraversato delle zone. Perché ma io ero abbastanza abbezzo a quelle zone. Sì, ma io ho visto ci delle zone. La droga, quindi sapevo esattamente dove andare. Cioè, io ho visto zone a Milano senza lampioni. Lo svelto, quando io gli ho portato la droga, buona questa. Lo so dove devo andare a prendere la droga. Era proprio zona da droga, ma non dove la puoi comprare, dove la producono. C'erano dei quartieri senza lampioni, schifosi. Cioè, veramente, ho avuto paura a passare in quelle zone. Però lì. Erano altri tempi, era pre-Expo. Dopo l'Expo hanno pulito tutto. Tutto, adesso la stazione centrale è completamente rifatta, ma anche a Napoli stanno facendo belle opere, solo che se sbagli quartiere sono cazzi tuoi, però è un altro conto. Ragazzi, è tutto così, vogliono farci credere che non è così, ma ogni città ha i suoi problemi. Cioè, Termoli è una cittadina ridente, tranquilla, ma hanno inculato comunque la macchina. Cioè, non c'è un posto al mondo che si salvi, tranne forse, cazzo ne so, Pietrancastello, sti posti qua. Dove stanno 500 persone e la notte veramente non c'è nessuno. Allora, ragazzi... Knack di merda del cazzo che odio. È finito. Odio per colpa vostra. È finito. E gli ultimi due episodi hanno niente webcam e un pessimo audio. Ve lo dico da adesso. Ma ho avuto dei problemi a registrare. E ma è finito. Posso dire? Mi ha rotto i coglioni è quel gioco. È finito. Siamo pronti per Knack 2. Da giocare in co-op tutto. Ma tutto cosa? Dura 3000 ore. Tutte dura. 98 le ore di gioco. Dai, ma tu ti rendi conto di giocare in co-op tutte le ore a tutto il tempo? Lo faranno molto più corto. Sono sicuro che lo faranno metà della metà questo Knack, perché si sono resi conto che non era assolutamente il caso di farlo così lungo. Non lo so. Ah sì, siamo Fedez e Rainergo. Oh sì, ma il mio nome non ti piace. Ma perché questo tappo non entra più dentro qui? Non lo so. È magia. Cioè, questo è stato tolto da qui, ma adesso non ci entra più.
E sono come i pacchi di Amazon. Cioè, avete mai tirato fuori un apparecchio elettronico dalla sua scatola e provato a rimetterlo? Quello sono i cinesi che comunque imbacchettano. Come cazzo fanno a impacchettare le cose in quel modo? Ma veramente, ma perché non posso più rimettere il tappo alla penna? Ah, lo so io. Ma dovrebbe bloccarsi, invece non si blocca. Ho fatto un altro gameplay su Horizon, però adesso aspettiamo Natale, cioè aspettiamo dicembre per la nuova espansione. Ragazzi, mi dovete risolvere sto problema. Volevo venire l'anno scorso in Molise, ma il navigatore non lo trovo. Guardate qua, questo è bloccato, questo invece no. E le penne sono uguali, stessa altezza, stesso tutto. Non, ditemi, io vi dico della sorpresa, se voi mi dite come cazzo è successo. Come è successo? Adesso da Amazon ci siamo fatti spedire 50 penne perché non si trovavano mai. E intanto non si trovano i tappi, perché il tappo di questo non li lo ho buttati tutti quanti. Perché? Perché mi stanno sul cazzo. Ogni volta devo stappare la penna, devo riattapparla. Ma guarda che così si seccano tutte. E che me frega, tanto ce ne stanno 50. Ho capito, ma fra una settimana ce ne saranno 3. Non mi interessa niente. Cioè, questo odia i tappi. Io odio i tappi perché devo rimettere. Non li mette sulle macchine da presa. Con obiettivi che costano 2000 euro. Non è che non li metto, me li tengo in tasca, che i tappi in tasca. Là stanno bene, li lava, gli fa certi bei lavaggi ai tappi. Si è spanato il buco, signora, guarda la serie. Ma come si fa a spanare un buco? Non stiamo parlando di quelle cose lì, zozzi. Vabbè. Allora, la plastica sopra si è rotto. No, non si è rotto niente. Allora, mi spieghi come mai questa cosa non è, non rientra? Se no non ci probabilmente è la penna che si lamenta del fatto che non ha un cazzo di tappo. Dice, guarda, ah, manco dietro mi chiudo. Guarda, non c'è modo, guarda. E si è spanato questo. Ma come si fa a spanare una penna? Non stai parlando della vagina di una donna. Perché quella si spana? Sua vagina sta lì sbrindellata come manica di mago. Grazie Simone, una rana all'altra. Grazie pure Alessio. Che hai fumato crack. Alessio, il Molise è facile da trovare. Come diceva oggi il nostro caro ospite Roberto, diceva, ma il Molise sono 3 km, perché lui ignora che esiste anche la profondità oltre alla lunghezza. È molto profondo. E il Molise è molto profondo. Va da una parte all'altra dell'Italia e tocca quasi la regione vulcanica dell'Indonesia. È molto, molto largo. Comunque, siccome voi siete giovani, per favore, prima di tutto mi rispondete a questo fatto, no? Perché questo è il mistero della penna che deve essere risolto. Perché il tappo della penna non rientra più al suo posto? Adesso devo togliere questo tappo qua. Ma scusa, ma se ne è partito un capitolo. Devo capire come togliere. Ragazzi, io perderò tutta la live il tempo a togliere il tappo. Ok. Ma è finita già la prima, il primo capitolo. Allora, auguri di buon anno. Cioè, tanto più o meno ci siamo, no? Dicembre è alle porte. Mio Dio, ma anche questo è rotto. Una volta tolto non si rimette più. Ma non esiste, non erano così i tappi delle bicche una volta? Perché adesso erano facilmente intercambiabili, anzi. Perché hanno fatto li fissano con un po' di colla. Ma perché? Manco le penne fanno più bene. Che cazzo, c'hanno l'obsolescenza programmata pure le cazzo di bicche. Ma perché? Cioè, così un bambino se le ingoia, invece poi un bambino la mette in bocca e se le rimette dentro proprio così. Comunque, cara barra scoperto il mistero delle penne Bic. Aspetta, fammi leggere una frase. Le Bic hanno il tappo dietro. Guarda che questa è una cosa importante. Io dovevo fare una petizione, rimettete i tappi normali alle Bic. Questi magari sono quelle lì che non sono Bic. Sono cinesi. Io le farei alla frutta, l'Albic Oca, vorrei all'aroma di cara barra O, un altro anno è volato via come il vento. Il prossimo mi auguro sia altrettanto felice e meno veloce. Buon anno. Però io nel biglietto ci riuscirei. Cara barra O. Cara barra O. Mi piacerebbe proprio. Anzi, se qualcuno di voi fa il compleanno, ditemelo che vi scrivo un bigliettino così, maschile e femminile. Allora, quest'anno a Capodanno scrivete a una persona cara questa. Anche quest'anno è passato e lo aggiungo agli altri anni meravigliosi trascorsi vicino a te. Buon anno che sia come gli altri, un anno di sogno. Facciamo così. Facciamo le dediche. A chi dona? Per esempio Alessio ha donato Alessio ha donato dei soldi. Quindi Alessio, ti dedichiamo una frase. Dedichiamogli questa. Pensavo a te e ti ho comprato un fiore. Alessio, ho pensato a te e ti ho comprato un fiore. Questa è una frase importantissima. E invece poi abbiamo il nostro caro Pietro De Santis, che si merita una frase speciale. Secondo me è bastato poco per conoscerti, è bastato un secondo per innamorarmi, è bastato un minuto per perderti. Ma che frase di merda. Ma che frase di merda. Cioè,
È bellissimo questo libro. Ma che frase di merda, è bastato un secondo per perderti. Che è sta tristezza? Questo è... Allora, aspetta che qui... Incontri amichevoli e cene di lavoro. A chi la dedichiamo questa? Vediamo se abbiamo lasciato qualcuno. Dov'è? Frappo, dov'è? Frappo il... A lui gliela dedichiamo perché ha donato i miliardi, quindi... Anche se non ha donato, gliela doniamo... Gliela doniamo lo stesso. Tanto... Allora, Frappo, i nostri... Frappo, tanto ormai sappiamo che prima o poi donerai, quindi... Vai, questa mi sembra abbastanza adatta, Frappo. I nostri incontri di lavoro siano sempre all'insegna della collaborazione e dell'amicizia. Iaco, vuoi una frase pure tu? Che cazzo è? Questa chi ce l'ha regalato? Questi sono i ragazzi che ci hanno regalato questo libro. In questo splendido giorno vi giungono i nostri più cari e sentiti auguri. Ma questo l'abbiamo già letto! E non è possibile. No, dai, mi sa dietro l'abbiamo già letto. No. Ci sono i doppioni! Ecco perché sono arrivati a 2000. Ci sono i doppioni. Sono... Dove abitate? In Molise. Il santo del giorno io voglio con la vecchia sigla dell'almanacco del giorno dopo. Il santo del giorno, caro Moto Corvino, non c'è, ma posso dedicare a te, che sei un grande amico, una bellissima frase. Addolorati per la grave perdita, le nostre condoglianze. Ho preso un capitolo a caso, giuro. Oddio. Vabbè, è un libro terrificante, però piano piano. Oddio. Giovanni Duri, purtroppo sono finite le dediche, ma hai comunque il nostro affetto, il nostro rispetto. Che ti giungano auguri per il cazzo fa del... Allora, sorpresona, qual è la sorpresona? Eh? Qual è la sorpresa? La sorpresona di oggi è una sorpresa abbastanza semplice, in realtà. Abbiamo scoperto che in Indonesia giocano i giochi della Pop Cup e giocano anche a Peggo. E quindi... E lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? No, l'edizione che abbiamo noi è quella europea. C'è anche l'edizione indonesiana, nella quale invece delle classiche palline a cui siamo abituati, ci sono le sfere. Sfere verdi, arancioni e viola. La proviamo con voi. Niente palline, ma sfere. L'edizione indonesiana di Peggle. Hai visto che sorpresa abbiamo fatto? Ma state a Termoli, non vi vedo in giro. Perché siamo dentro. Grazie Emanuela. Oh, una ragazza ci ha donato una... Allora scusami, no, perché sei... Emanuela va donato. Sei una rarità, Emanuela. Allora prendiamo una frase di quelle che piacciono alle ragazze. Quelle, ci sono i cuoricini, credo che siano per le ragazze. Il mare è calmo, la luna è alta, io e te abbracciati nell'acqua. Ma cosa? Ma perché? Ma per quale cazzo di occasione sono queste frasi? Frasi per ogni occasione, ma nell'acqua. Ma... Tutti single, tutti voi single là fuori, vi prego. Al primo appuntamento dite questa stronzata alla ragazza che state frequentando e fatemi sapere com'è andata. Cioè ditele, guardate seri così, il mare è calmo, la luna è alta, io e te abbracciati nell'acqua. Soprattutto se siete di Torino, mi dovete spiegare come cazzo fate questa cosa, vi dovete infilare nella fontana comunale per fare questa stronzata. Salve ragazzi, marca buona di portatile da gaming. Lo sai quali sono i migliori portatili da gaming. Lo sai, ma non lo vuoi dire a te stesso. Non lo vuoi dire a te stesso perché pesano troppo e costano troppo. E tu sei uno studente universitario e devi giustamente risparmiare. Che gli consigliamo? Ma guarda, adesso più o meno sono arrivati tutti quanti alla stessa potenza, alla stessa bellezza, alla stessa durabilità soprattutto. Anche gli Acer all'inizio avevano dei problemi, ma invece se prendi le versioni tedesche sono sempre migliori e risparmi sull'IVA, eventualmente se hai un'azienda è molto meglio. Se no, se hai soldi da buttare, non ti preoccupa portare dietro un PC da 72 kg, un bel Alienware, vai dritto con... L'Alienware costano tanto e pesano tanto. Però so da gaming. Denise, vi adoro sempre di più ogni giorno che passa. Grazie. Dove l'hai presa sta frase, scusami? Su 2000. Perché secondo me la troviamo se la cerchiamo. Oh, cara Denise. Vabbè, vogliamo dire qual è la vera sorpresa adesso? L'amore è il prodotto del cuore. A volte è in funzione, altre volte è illusione. Mi dici che cazzo di frasi sono queste col cuoricino? Devo segnarla perché non voglio ripeterla mai più. Vedi un po' che frasi sono per... Allora, quelle per con il cuoricino sono frasi, immagino frasi d'amore. Ma non è... Laurea e diplomi. Non è laurea e diplomi. Non è laurea e diplomi. Eccole. Lui e lei. Sono frasi per coppie eterosessuali. Questo è lunghissimo. Ho visto una zanzara, è quella di... Allora, speravo tanto che la mia felicità durasse a lungo, se non per sempre. Zanzara.
Non possiamo farci niente, purtroppo. Sì, che ci possiamo fare qua. Abbiamo lenti zanzara dell'Eurospin, che adesso vediamo se funzionano o meno. Mettilo sotto il tavolo, esatto. Ah, ti sei allontanata. Non lo so se si è allontanata. Si è allontanata. Sai che l'ho comprato anch'io, mi deve arrivare, da un mese mi deve arrivare. Ma ho paura che dia fastidio al cane, perché sono ultrasuoni, tutto sommato. No, è una ventolina. Una ventolina. Ma quella che hai preso tu sarà ultrasuoni. Sì, quella che ho preso ultrasuoni. Comunque, nel mentre io dovrò finire la live tagliando una penna. Allora, abbiamo scoperto che c'è un capitolo che si chiama Lui e Lei. E sono tutte frasi, sono frasi anche abbastanza lunghe. Ma mi dici che cazzo di frasi ho quelle di prima? Lui e Lei. No, credo. Quelle di prima. Quelle con il cuoricino. Credo che siano sempre Lui e Lei. No, dai, ecco. Frasi d'amore. Frasi d'amore. Ah, quando c'è l'amore di mezzo c'è il cuoricino. Però Lui e Lei è anche bello. È stato bello, infinitamente bello averti avuto vicino, ma purtroppo non è durato. Siete come le api, andate di fiore in fiore solo fin quando annettare, poi tutto finisce sotto un altro e la vita per voi continua, non importa se ne avete distrutto un'altra, abbi fortuna. Scusa! Aspetta, cioè questa è una frase per lasciare una persona. No, è una frase per quello che è stato lasciato. Dice, è stato bello. Siete tutte troppo. Analizziamo. Dice praticamente tutte puttane. È stato bello. Infinitamente bello averti avuto vicino. Ma giusto. Purtroppo non è durato. Non è durato. Siete come le api. A chi cazzo si riferisce? Alle donne, tutte le donne sono come le api. O gli uomini. No, siete come ma gli non api. È stato bello e non ha senso questa frase. Come no? Guarda, no? Guarda qua. Sotto un altro e la vita. Poi tutto finisce, virgola, sotto un altro e la vita per voi continua. Se stai sotto è, un altro. È un'ape. Sotto un'altra ape. È maschile, penso che. Ma sotto un altro. Siete come le api. Andate di fiore in fiore solo fin quando annettare. Poi tutto finisce. Sotto un altro albero. Un altro. Sotto un altro. La vita per voi continua. Non importa se ne avete distrutto un'altra. Abbi fortuna. Ma che frase di merda è? A prescindere da chi sia dedicato. Io lo so che tu a casa mi stai seguendo, amore mio. Tu sai cosa ti aspetta se mi lasci. Perché io questa frase qua ti faccio trovare. Sarà la mia vendetta. Te la faccio trovare. Scusa, ma io adesso. C'è una più lunga ancora. Sì, che cancelliamo, andiamo a depennare perché tu la speravo, leggeri. Speravo tanto che la mia felicità durasse a lungo, se non per sempre. La vita è come una ruota che gira, così è anche l'amore, con la differenza che la ruota dell'amore ti schiaccia come un verme e quando sale verso l'alto porta tracce del verme maiullato. Voglia il Dio che la ruota si fermi nel posto giusto e non ti schiacci. Senza rancore, auguri di felicità a queste rose per te. Cioè questa cosa dice, cioè tipo, mi hai attaccato a una ruota di tortura e mi hai sbudellato sulla parete. Però speriamo che a te vada meglio, voglio dire. Gula mammita finisce il messaggio con. No, queste rose per te. Ma che frasi sono? Queste rose per te. Ragazzi, se siete lasciati da qualcuno, usate queste frasi. Usatele. Grazie mille Gabriele, oggi è il mio compleanno. Auguri, auguroni. Ma che è nella mano Redez? Che stai leggendo? Aspetta, fammela depennare perché ho visto che è questa. Porca puttana, ma sono uno peggio dell'altra. Questi crisantemi. Ma già partiamo malissimo. Questi crisantemi stanno a significare che ciò che hai provato per me è morto e ha anche ucciso il mio cuore, che nel suo ultimo battito ti augura di ricevere la moneta con cui hai pagato me. Buona fortuna. Ma è un messaggio mafioso. Che cos'è questa cosa? Ma comunque quelle lui e lei sono le migliori, perché non è lui e lei, sai, stiamo bene insieme, sono tutte quante devastanti. Amore, ti amo per la vita, no, sono, mi hai lasciato. Che libro è? Le 2000 no. Frasi per ogni occasione, per ogni cattiva occasione, mi sembra di capire. Lauree, battesimi, matrimonio. Devo fare una domanda, salutate il mio migliore amico, Emanuele Maria. È Maria o Maria? Uno dei due. Di Maria o Emanuele, chiunque tu sia, è stato bello. Basta, ho deciso, comprerò quel capolavoro di lì. È vero che è bello. Signor, quando porti il prossimo gameplay di What Remains of Edith Finch, lo devo registrare questo giovedì pomeriggio. Abbiate pazienza, però sono stati già programmati 2 gameplay, se non 3. Oggi è mercoledì, domani esce Edith Finch, non per cacatù cazzo, domenica esce un'altra episodio, quindi non cacatù cazzo. E prossima settimana esce un altro. Signor, ma Gesù, che fa? Niente. Tanto salutiamo Iaco Rollo che è entrato. Ciao Iaco, grazie anche a Emil. Torna a fare video.
sta a sorpresa. I meme di Toffo su QDSS Armi hanno rotto le palle, ragazzi, non è colpa nostra. Farò una foto di Toffo fatta bene, la ritaglierò io personalmente per dare più, e la darò a tutti quanti, un bel PNG, ci fate quello che volete. Io, Mario, ma perché hai interrotto What Remains of Edith Finch? Ma chi ha detto che l'ho interrotto? Perché dovevo uscire domenica tu non hai potuto registrare e montare, e uscirà mercoledì, giustamente. Ne avrete due questa settimana, va bene. No, non entrate in paranoia appena c'è un rallentamento, può succedere. Ma peggio l'asiatico, ragazzi, sta arrivando. Ma è bellissimo perché noi eravamo abituati alle palline. Ma con le sfere è addirittura meglio. Mi potete salutare? Volevo chiedervi se potevate fare uno show a Belluno. Belluno è lontanerrima da me. Volevo chiedervi se potevate fare un video in cui spiegate come fare gameplay. Ah! Nicola Falcier, mi potete salutare, volevo chiedere a Belluno. Come facciamo, Nicola? Come facciamo a spiegarti come si fanno i gameplay? I gameplay sono la merda di YouTube. Dobbiamo chiedere questo consiglio. I gameplay sono la merda di YouTube. Se vuoi imparare qualcosa, impara a fare dei video seri. Poi, quando fai bene quelli, mettiti a fare i gameplay che verranno normali. Cioè, se parti dai gameplay, farai video di merda. Invece, quelli ci devi arrivare dopo gameplay. Adesso, buon Blockstorm, nuovo Dragon. Allora, ragazzuoli, intanto che siamo 3000 e passa e 500, ci sarà Life Ancona a prestissimo, quindi fine mese, il 29 luglio, e poi a Castellammare di Stabia il 25 di agosto. Quindi mi raccomando, i link sono in descrizione, vi aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Allora, Rhyme credo che lo registrerò giovedì, ma in realtà non piace molto come serie, bisogna dire questo, non è che faccia impazzire le persone. Però si potrebbe fare, non fare cose. No, aspettavo spoiler, ragazzi, piano piano, non ci chiedete dove veniamo, avete visto? Nessuno si aspettava Castellammare e siamo invece usciti. Wow, è passato un carriere. Sinergo, inventati una scusa migliore, che differenza c'è tra le palline e le sfere, ragazzi. Avete mai sentito qualcuno che dice mi hai proprio rotto le sfere? No, perché quelle sono le palle. Le sfere sono diverse dalle palle. Una palla... No, vabbè, la spiegazione è vera, no, a parte gli scherzi, è che questa versione che abbiamo trovata, che è in tutto e per tutto uguale a quell'altro, se voi guardate leggermente... Le cazzate non lo so dire. Ci sono le sfere, ragazzi, è l'unica differenza, però è più bello da vedere. Le sfere sono più belle delle palline. Comunque, Sinergo potresti dire grande cana, Oronzo Cana. È una lunga storia. Il maestro Enzo Sorrentino è sbarcato su Telegram. E anche delle faccine. Veramente le faccine gliele avete fatti voi, perché siete delle merde. E io l'ho pure pubblicato su Telegram nostro. Quindi sei una merda pure tu. Signora, cosa ha Redez sulla mano destra? Niente, ragazzi, si è fatto male cercando di massaggiare il maiale thailandese. Ma pensavo la vagina di una ragazza. Sinergo, quando riprende la serie di Knack? Ma si è entrato adesso? Dove posso trovare il libro per acquistarlo? Che libro? Questo, 2000 frasi per ogni occasione. Questo. Guarda, io non so se sia ancora in vendita, però in qualche mercatino dell'usato è facile che tu lo trovi, visto che qualsiasi possessore di questo libro se ne è sbarazzato molto rapidamente, tranne noi. Noi gli abbiamo trovato una seconda gioventù. Un posto nel mondo. Definite cazzo fai Cristo Re, l'abbiamo già fatto, sono video e video. Video e video, Sinergo puoi dire, Trieste, buono, non siamo un jukebox, Sinergo conoscenza, Enzo Savastano. No, ho fatto molto con Enzo Savastano, no, non conosco. Quanto detesti neonati? Ma non è che li detesto, attenzione, non è che li detesto, quelli sono i gatti. I neonati non li detesto affatto, detesto la gente che oddio ha detto una cosa quando non dicono un cazzo. Hai visto, ha sorriso quando non sorrido, hai visto come, perché ha riconosciuto, no, si sta girando la testa perché magari stava soffocando, perché lo tieni come il cazzo. Il neonato sta lì. Ma dopo 6-7 mesi. Il neonato sta là perché respira, perché mangia, perché aspetta di diventare un individuo. Per me, un individuo è un individuo quando prende coscienza del fatto che è un individuo. Vedi, il mio cane non è un individuo. Perché quando gli dico Toffo, chi sei? Lui si guarda intorno e non sa chi è. Però è comunque un bel cagnotto e peloso. Mi si siede sui piedi, è simpatico.
Quindi per me un essere umano diventa tale intorno ai 22-23 anni, quella è l'età, giusto? I bambini iniziano a stare sul cazzo dai 4 anni, ma non è vero, 4 anni sono bellissimi. Oh, 4 anni se sono educati male sono bambini che stanno sul cazzo, però ci sono bambini di 4 anni che sono molto curiosi, hanno voglia di ascoltare cose nuove, di imparare. Se tu li sai prendere, i bambini a quell'età sono spettacolari. Il problema è che i genitori spesso e volentieri li trasformano in dei mostri perché li educano come un cazzo, come si dice qua da noi. Comunque, la sorpresa. Dobbiamo dire questa sorpresa. Sì. PewDiePie ha cominciato a usare lo tamatone. È vero. PewDiePie ha cominciato a usare lo tamatone per quale motivo? Perché ha preso ispirazione da youtubers della nostra penisola che hanno avuto un grande successo con lo tamatone. Stiamo parlando di Barbaroffa e me medesimo. Non è che ci stia copiando, per carità, ma vorrei che citasse la fonte. Fermi. Perché Sam ci dice che è nata sua sorella. Chi è? Sam. Sam, che cazzo ci fai? Vai all'ospedale, no? Salutaci dalla sorellina. Vai da tua sorella. È nata una persona in live. E goditela, goditela, goditela. Fra 7-8 anni inizia a godertela tua sorella, perché adesso è troppo non piccola. È vero, dopo il primo anno. No, ci puoi giocare alla PlayStation con tua sorella, mo? No. Ma puoi giocare a scacchi. Ma puoi fare tante altre cose. No. Puoi sbattere per terra, rimbalza. Sì, puoi giocarci al wrestling come fanno tanti papà su YouTube con i bambini piccoli, no? Che prendono sti saccottini. Questi bambini comunque si divertono da morire perché gli fanno fare i caprioloni. E ci fanno il wrestling. Ora, a parte che ho provato a farlo con Tofu, ho rotto due piumoni facendo questa cosa qui. Però ci vuole tempo. Per goderti la tua sorellina devi aspettare che sia in quell'età in cui, capito, è divertente. Che cazzo è lo tomatone? Ragazzi. Sì, ragazzi, aspetta, ti metti a costruire il ragno che hai presentato. L'ho appena comprato e non vedo l'ora di imparare la programmazione in Arduino. Non vedo assolutamente l'ora. Il buon Reddit. Il ragno. Ho comprato il ragno perché voglio fare una serie di 900 episodi in cui costruisco. Avvito una. Non siamo arrivati ancora al numero di mi piace, quindi mi dispiace. Ma. Signore, che costruisci. Conosci Sabaton? Certo. Stanno a passare il Canadier. È vero. Sì che li conosco i Sabaton. Mi fanno schifo. Non mi piace per niente la loro musica. Però dal vivo sono delle rocce. Raramente ho sentito una band così bella compatta dal vivo come i Sabaton. Peccato che mi faccia cagare la loro proposta musicale. Però comunque, li stimo molto. Dobbiamo ancora dire la sorpresa una quale sia. Voi sapete che noi siamo maschi, giusto? Erroneamente potreste pensare che entrambi abbiamo un pene. In realtà la prigionia e alcune vicissitudini particolarmente drammatiche ci hanno costretti a rinunciare ad un testicolo e al pene intero. Dovete indovinare chi ha un testicolo in meno e chi invece non ha il pene. Che comunque è stato rimpiazzato con un bocchettone per la birra, bisogna dire. Pisciare, ah. Ma perché? Allora, si sfocia sempre Lewis, cose. grazie anche ad Andrea. Tornate nel nord-est. Ammazza quanto cazzo sei specifico. Tornate nel nord-est. Perché non ti piacciono i Sabaton? Non riesco a sentire le due canzoni di fila. Cioè proprio non mi piace quella musica. Perché lo puoi ascoltare solo un giorno a settimana. È vero. Di Sabaton. Ragazzi, Arms tanta roba. Giocate in modalità classica. Qual è la modalità classica? Allora, Sinergo, hai mai visto Mr. Nobody? Mi hanno regalato il Blu-ray, infatti, di Mr. Nobody con Jared Leto. Me l'ha regalato Salvatore, il nostro amico Salvatore. Il problema è che in lingua originale, e io non riesco a seguire un film in lingua originale tutto di fila, quindi devo trovare una giornata in cui sono molto concentrato e me lo devo sorbire tutto in inglese con i sottotitoli, perché figuratevi se riesco a seguire 2 ore di film soltanto con i dialoghi. Vabbè. I sottotitoli in inglese, ovviamente. Ragazzi, la sorpresona è che oggi abbiamo girato una cosa che uscirà abbastanza presto su Ironiosi. Mo' abbastanza presto nostro, avete imparato a conoscerlo. Sì. Ci vorrà un po', però abbastanza presto, relativamente presto. Diciamo che è una cosa un po' violenta. È molto violenta. Però c'è di buono che non piacerà a tutti. No. Sarà molto black come cosa. Sarà una cosa che non piacerà. Ma lo sappiamo, eh. Cioè, che non andrà in tendenza. Che tutti schiferanno e ci arriveranno le lettere delle mamme incazzate. Tipo, come è sicuro. Sicuramente, perché sarà molto diseducativo.
e soprattutto prenderà in giro una categoria di video che su YouTube è vista come il santo graal dell'intrattenimento, ovvero gli immancabili, divertentissimi, assolutamente, attenzione, parte del dissing, infantili e brutti scherzi di coppia. La serialità degli scherzi di coppia è la morte degli scherzi di coppia. Cioè, tu uno scherzo di coppia lo puoi fare due volte, dopodiché il tuo coniuge diventa paranoico e non ti permette più nulla, si aspetta tutto. È come in Jackass, che in Jackass si fanno gli scherzi, ma tutti quanti si aspettano il peggio. Fateci caso, in Jackass, quando qualcuno... Ma lei esagera. Sì, sì, ma se ci fai caso, quando qualcuno varca una porta, anche solo per andare in cucina, apre così. Cioè, tutti hanno paura. Infatti c'è il film di Jackass con le interviste e dicono, no, beh, qua siamo tutti paranoici perché abbiamo paura. Nei tuoi video il... Nel vedo te... Nei tuoi occhi vedo il mare, nel mare vedo te. Sai a galla purpitie. Ah, ok. Purpitie, il polpetto. Stai a galla, polpetto. Sali a galla, polpetto. Sì. Ah, ragazzi. E poi senza un perché tu mo faciste male. Se verrete a Vicenza, vi porto le pastine fatte in casa. Io la butto lì. Allora, le pastine fatte in casa. Le pastine. Pensavo le pasticche, invece le pastine. E vabbè, sì, tipo i semi. Mi avevi triggerato fino a pasta. Occhi di pernice, semi di meloni, le pastine dei... Si ne aveva visto La Mummia, tutti ne stanno parlando male. Cosa ne pensi? Penso che due persone ho sentito parlare della Mummia. Uno diceva che era il film più bello del mondo e l'altra diceva che è una merda senza appello. Io sono sicuro che sarà un film veramente tanto tanto divertente per quelli sotto i 4 anni, ovviamente un bel gran bel film divertente. Io credo che sarà una mezza merda, ma comunque che farà passare molto rapidamente quelle due ore. Prisca fa delucidazione, pastina è uguale a merendina, quindi non è la pastina che intendevamo noi. Prisca, perché tutti questi sinonimi per una parola così facile? Pastine. Merendine, pastine, chiamiamole con loro. Ma pastine cosa? Le pastine, le piccole pastarelle. Quasi dice le pastarelle. Parlate il cazzo di italiano. Le pastine, la pastina è una cosa, italiano. Le pastarelle sono una. Guarda che sta passando un altro canadè. Lo sento, ma questa volta non lo vedo. Ragazzi, una cosa che voi non probabilmente sapete, sta prendendo fuoco qualche altra cosa. Una cosa che voi non sapete, perché non ne parlano i TG nazionali, ovviamente, essendo una cosa relativa soltanto al Molise ed essendo stata in pericolo di vita soltanto delle persone. Ieri qui a Termoli c'erano 43 gradi e il vento era rovente, era un phon acceso e non stiamo esagerando, era la temperatura di un phon acceso. Stare in strada era impossibile, faceva caldissimo e ha preso fuoco la campagna, non un pezzetto, proprio la campagna, ha cominciato a prendere fuoco gran parte della campagna, delle stoppie, tutto quello che era secco ha preso fuoco. Oggi siamo stati a mangiare in un ristorante di un nostro amico e lo abbiamo trovato ancora su. Per pura fortuna, perché se non lo avessero avvisato, ieri notte avrebbe preso fuoco e delle bombole di gas sarebbero esplose. Il nostro amico sarebbe morto. Qui ce la stiamo vedendo brutta, se la stanno vedendo brutta in Puglia. Ovunque ci siano campi coltivati, ovunque ci siano dei campi falciati, quindi secchi, il pericolo è altissimo. Quindi non vi ci mettete pure voi a lanciare sigarette dalle auto perché avete rotto il cazzo, perché adesso non ci vuole niente che prende fuoco tutto. Anzi, già che ci siete, smettete pure di fumare, così non vi viene la tentazione di dare fuoco al Molise. Ma l'approssimatore 2 arriverà piano. Burzum, guarda, non mi piace molto la proposta musicale di Burzum, però il suo canale YouTube mi diverte tantissimo. Thulean Perspective si chiama, è interessante. Beh, è arrivata l'ora. Volete vedere le sfere? Volete vedere le nuove sfere? Allora, Peggle, come si chiama quello? Knife Sensation. Allora, Peggle Nightshin. Peggle Nightshin, che è Peggle Nights praticamente, soltanto che la versione coreana di Peggle Nights è come Peggle Deluxe. Non avete visto l'immagine dello splash iniziale che faceva vedere la... Vi basti sapere che questo è Peggle Nightshin. È il Peggle... Non è Night questo, mi sa che si sbaglia. Dai, appunto, cioè questo è Peggle Nightshin, che è come Peggle Nights, solo che siccome è la versione thailandese o coreana, che cazzo avevo detto prima, fatto tutto. Io un po' l'audio com'è. L'audio penso che sia molto buono, nessuno si sta lamentando. Però noi abbassiamo comunque. Castoro contro Castoro. E di mio. No, vabbè. No.
Che schifo di tiro. Ma insomma. Però. Guarda, hai fatto un bordello di punti. Certo, se mi mette il video fa un culo. Parapi, parapapi. Pam pam, parapapa. Guardate Redez come calcola dei rimbalzi. Fanculo. Allora, l'idea di Redez credo di averla capita. Era ingegneristica come idea, bisogna ammetterlo. Ai 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 ai. Via. Signora Longari, lei mi cade sull'uccello. No, io sto facendo pochissimi punti. Un altro Canadier sta prendendo proprio fuoco qui. Sì, eh? Ci sono aerei ed elicotteri carichi d'acqua che vanno a spegnere i focolai. È tremenda la situazione. Noi stiamo qua che ridiamo e scherziamo perché non siamo pompieri e non sappiamo come far fronte al cazzo di culo che hai tu. Ma ho recuperato un po' di porca di una puttana. Scusate ragazzi, è che quando mi concentro poi riesco a fare bei punti. Ho recuperato e superato. Porca troia. Con un solo tiro. Questa è la bellezza. Hai visto il film tratto da Postal 2? Perché c'è un film tratto da Postal 2? Dai che l'avevo contato, cazzo. Allora, io conosco bene i miei gusti. So che un film del genere potrebbe fare effettivamente la mia gioia, ma Postal 2 no, no, dai. Non ci può essere un film di Postal 2 senza che io lo sappia, però. Beh, se ci si è messo quello che ha fatto il film di Far Cry. Come cazzo si chiama quello psicopatico lì? Raga, la situazione è grave. Whee! Cioè, quando finisce sta live noi andiamo a... Noi andiamo a vedere che cazzo sta succedendo. Probabilmente qui vicino sta prendendo veramente fuoco. Fuochissimo. Oh là là. Oh là là. Oh. Ah. Ma minchia quanti punti hai fatto. Eh sì. Eh sì. E mo? Poi fa festa estrema. Eh sì. Con la forza di che? La forza di quella cosa che conosci benissimo. Che sta appoggiato alla sedia in questo momento. Hey! No! Ragazzi, cazzo! Ragazzi, forse la festa estrema è del giovane Sinergo che con un rimpallo si guadagna i suoi soliti 25.000 senza infamia e senza... Sì, un tiro medioso, però... Gloria. Una bella partita comunque. 140.000 sia. Stai già, oh. Vabbè, tu hai fatto 62.000 con un tiro solo, scusami. Ok. Ah, ti è capitato il totano, mo. Mo so cazzi perché. Perché? Perché il cetriolo di mare là, quando tu riesci a prendere il verde, cosa difficile in questa mappa, devo dire. Bravo, Nico. Oddio, difficile fino a un certo punto, perché adesso è diventato più fattibile. Vabbè, dai, vabbè, te l'ho proprio messa lì. Me l'hai messo, sì. Te l'ho messo proprio lì. Come mi sarebbe piaciuto fare un cesto, devo dire. A fare in culo. Mi sarebbe piaciuto molto fare un cesto. Pericoloso. Qua Redez fa un disastro. Non mi fa ridere che devo calcolare la situazione qua. Vieni qua. Marco! Sì, grazie a Dio, grazie a Dio. Porta, che pazzia! No. Ragazzi, lo so che voi soffrite a vedere quelle cose là, però... Qua non possono manco skippare. Non possono skippare perché in live, possono però andare in un'altra stanza a fare i cazzi loro. Stanno continuando a passare, però. Oi là! Pappu, pappu, pam. Guarda quella... Sì, ecco, ieri ho visto Warm Bodies, mi è piaciuto molto, ti prego demoliscilo. In realtà Warm Bodies è il contrario di Elisa. Che all'epoca ci dissero... Che abbiamo copiato, ma Elisa veniva da molto prima di Warm Bodies. Che stai facendo? Niente. Mi è scassata la wallera. Pam 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 pam. Questo è un bel tiro, eh.
Porca troia. Ma ci ho quasi creduto, ma. Però mo c'è stata Waller. L'ho visto quello che vuoi fare, eh? Ma ora nide conta. Cazzo da tira, già. Mi fai prendere quel viola, per favore? Dai! Guarda quella puttana. No! Potevo recuperarlo tutto! Fermo! No! No! Dio! Crudele, però hai ripreso, però mi hai ripreso. Mamma mia. Ma ti potevo superare il brutto. Là, guarda, porca puttana. Oddio, giocano mentre va a fuoco l'intero paese. Che cazzo dobbiamo fare? Avessimo superpoteri, andremmo sicuramente a spegnere le fiamme. Non sappiamo nemmeno dove cazzo stanno gli incendi. Diciamo che noi abbiamo fatto già la nostra parte non buttando sigarette dall'auto, che dite? Attenzione. Ok. Vedi, forse una giacca della protezione civile qua. Porca troia. Non so se lo prendo. Provo. Olla! Ok. Sono stato molto bravo. Sono stato veramente bravo. Questa mappa qui. Dipende da come te la giochi, eh. Allora, io faccio una cosa probabilmente rischiosa. Ma porca troia! L'ha rimbalzato lì e sta Però l'avevo fatto un botto di punti. L'avevo azzeccato però il tiro, affanculo. Vorrei prendere quello. Dove potrei tirare per fargli fare un botto di punti? Qua. Dicono incendi tra Campomarino e Portocannone. Ma minchia, che schifo di punteggio. 24.000, scusami, eh. Eh sì, ma io devo recuperare 50.000 punti, eh. Non uno, due, 50.000. Wow. Mi sa che qua non ci riesce manco la testa estrema. E mo? L'ho rischiata male, perché il moltiplicatore non è ancora al massimo della sua potenza. Avete finito Grimm? Sì, ho finito la quinta stagione. Mi è piaciuta molto. Guarda là! Due palle, porca cacchia loca. Poi ci scappa questa estrema. Guardate, Sinergo cosa fa? Mamma mia! Io posso però fare una cosa, ma... È fantascientifica, sì. Ma anche questa. Slipknot, ho ascoltato un po' Iowa. E poi mi sono fatto i fatti miei, non mi hanno mai preso troppo. Li ascoltava tanto la mia ex. Ci arrivi. Quella è una festa estrema, porco il cazzo. Sì, ma sto sotto. Come fate a mettervi le magliette? Non morite di caldo? Tu devi capire che noi abbiamo delle Prendila, sedie. Prendila, sali! Madonna! Fermati e baci dietro! Ma che culo di merda! Attenzione! Che culo di merda! Attenzione! No! Vince! Guarda lì per 2000 punti, ha fatto un partito, l'ho fatto, ragazzi. Vince Sinergo, fa le cose. Visto Last Cop? Gioco un livello a caso, facciamo un altro livello, vai. Il gufo, che palle, odio. A te il gufo. Ah.
Se i Tool fanno uscire il prossimo album, io sono solo contento, devo dire la verità. Oh, ho visto quando c'era Marni. Sai che bellino? Cosa? Il film di Miyazaki, quando c'era Marni. Molto carino, molto nostalgico. Di Miyazaki ho visto solo Dark Souls. Il maestro Miyazaki. Dai, è stata bella la partita, a prescindere da tutto. Questa mappa è una merda, ma per il resto... I due Miyazaki hanno poco in comune, a parte l'idolatria dei fan. Porca madonna. Sca. Non so come sia successo, ma va bene così. Attenzione, perché Sinergo sta provando per fare un tiro di quelli che regalano soddisfazioni. Però ma... non è andata come volevo io. Credo che lo capirete facilmente. Ad ogni modo, io devo toglierti. Il problema è che Redez c'ha il giaguaro là. Risali a mamma tua. Però che cesto che ho fatto, che cesto. Attenzione. Signora, ne ascoltate qualcosa di Azio Bosso? Beh, Azio Bosso è bravo. No, ah, io sì, molto bravo Azio. Ah, fanciulo. Guarda così. Bella, yeah! Madonna santissima in corona. Ah, bella, bella. Quella punteggione. Attenzione, 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 attenzione. Bella! Porca troia. L'intuizione era buona, la giocata anche, ma poteva essere tutto soddisfatto meglio da un tiro che di per sé non ha regalato emozioni. Ah! Ma, che ma comunque le mie invece sono emozioni forti. Forti come il tiro che è arrivato. E che io ho cannato. Attenzione! Potrei fare festa estrema. Ultimo tiro. Ultimo tiro. Ultima palla. Dove la prendo? Dove la metto? Dove la do? Dove la prendo? Dove la metto? Dove la do? Dove la prendi lo so io, perché... Ah, tu mi sfidi quindi. Codesto saluto lo vuoi far così? Io ti sfigo. Lo tira avvenuta è buona. Attenzione. Ah, wow, lo tira avvenuta è buona. Però c'è stato quel momento in cui stavi dicendo un momento, è la verità. Allora, l'unico modo per farcela è... No. Ah. Non vince una palla bonus, vince un calcio in culo. Ragazzi, è stata veramente dura. Era recupero questa, ma non vale. Vince Sinergo, ma è stato molto molto divertente per il